Se hai bisogno di inviare a qualcuno un file da 5, 10 o addirittura 50 GB tramite internet e vuoi farlo gratuitamente, hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video ti mostrerò come usare un ottimo servizio di invio file gratis e con capacità di accettare un file appunto di dimensioni fino a 50 GB. Un'alternativa super potenziata di WeTransfer, insomma. Ma non perdiamo tempo e vediamo subito il servizio che si chiama Swiss Transfer e si raggiunge tramite l'URL che ti lascio qua sotto nella descrizione del video. Appunto, come dicevamo, possibilità di inviare file con grandezza massima fino a 50 GB, possibilità di utilizzarlo immediatamente e senza bisogno di iscrizione, cosa che mi è piaciuta molto, sia per caricare sia per scaricare, quindi non è necessario registrarsi per movimentare i file. E qui ci viene detto appunto che ogni file caricato viene conservato al massimo per 30 giorni, ma c'è un parametro per regolarlo e quindi la persona che riceve il link avrà a disposizione fino a 30 giorni per scaricarselo. Ma vediamo il funzionamento in pratica. Dopo aver accettato i termini e le condizioni di utilizzo, basta appunto cliccare qui e andare a selezionare il file che desideriamo caricare. A questo punto ci viene offerta la possibilità di inviare direttamente il file, quindi direttamente il servizio. Dopo aver caricato il file, invierà un'email al destinatario, oppure, cosa che personalmente trovo molto più interessante, la possibilità di ottenere un link. Quindi abbiamo la possibilità di personalizzare il messaggio, ad esempio proviamo a scrivergli solo ciao e poi scegliere una serie di parametri. Come dicevamo, la validità del link, quanto tempo avrà il nostro destinatario per scaricarlo, il limite di volte in cui il file può essere scaricato e chiaramente la lingua nella quale si presenterà l'interfaccia per il nostro destinatario. C'è poi la possibilità di proteggere il trasferimento con una password e solo chi conosce la password potrà effettivamente ottenere il file. Ma proviamo appunto a proseguire, vediamo che cosa succede, trasferiamo questo file che chiaramente è solo un file di prova e dovrebbe essere preparato immediatamente. Perfetto, eccolo qua, ci viene restituito quindi un link che ha questo aspetto e che possiamo appunto inviare al nostro destinatario affinché se lo scarichi. Ora, questo è il formato del link specifico che mi è stato restituito per questo trasferimento. Questo è quello che vedrà invece il nostro destinatario del file quando proverà a scaricare. Quindi il messaggio con cui abbiamo personalizzato il trasferimento e la possibilità di scaricare il file. Ecco qua che abbiamo scaricato il file. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Spero che il servizio ti sia stato utile e che il video ti sia piaciuto. In tal caso ti chiedo di farmelo sapere cliccando sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie, grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico nuovi video come questo sul mondo della tecnologia, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!